16 febbraio 1923. In Egitto è aperta ufficialmente la camera funeraria del faraone egiziano Tutankhamon. Ad aprire i sigilli è Howard Carter, l'archeologo inglese che il 4 novembre del 1922 ha scoperto la tomba, rimasta inviolata dal XIV secolo a.C. All'interno della camera, il corredo funerario è di una grandiosità degna di un grande re. Sono oltre 2000 i reperti rinvenuti, insieme al sarcofago d'oro massiccio del peso di 110 kg e alla maschera d'oro che raffigura il giovane faraone.